Che emozione! Perché per me dire di non si può dire di no ai giovani, però poi ai giovani bisogna sempre dire qualcosa di ciccioso, no? Perché gli adulti si accontentano anche delle frasi fatte, di quello che sempre diciamo, no? Invece voi avete questo desiderio di cielo che è faticoso sempre rappresentare. Pensavo oggi, mentre pensavo cosa dire a questi ragazzi, anche perché ho visto i relatori che si sono susseguiti, quindi non devo, non posso, non voglio aggiungere niente a quello che ha detto Francesco, Costanza, Gianfranco, che sicuramente, no, avranno dato le ragioni, quelle sostanziali della difesa della vita e della famiglia, però pensavo che mi commuoveva un pochino il fatto che oggi fosse il 2 agosto e che quindi fosse il perdono di Assisi. E mi commuove perché il mio impegno, ho pensato di raccontarvi un pochino intanto dove nasce il mio impegno, perché io ho deciso di metterci la faccia, brutta, bella, fragile, con delle, sicuramente, non so se qualcuno di voi mi segue, sicuramente dico delle cose alle volte interessanti, sicuramente delle volte dirò cose che voi non condividete, cioè sono fragile come siamo fragili tutti quelli che si sono susseguiti e come saremo qua, no? Però perché ho deciso di metterci la faccia? E ormai 10 anni fa, forse un po' di più, ho incontrato un'associazione di Roma che si chiamava il Dono Onlus, che mi rincorreva. Io andavo nelle parrocchie, che ne so, c'era Santa Maria Madre, era un momento in cui ero molto travagliata nella vita, quindi andavo a cercare le novene, andavo a cercare le sante che arrivavano, era l'estate, quindi andavo nelle parrocchie a cercare preghiere, a cercare conforto, e c'era sempre questa associazione che si presentava, e un giorno mi sono presentata alla sua presidente. E poi ho cominciato a collaborare. E questa era un'associazione che si occupava di vita, era un'associazione che si occupava di gravidanze indesiderate, aveva una bellissima casa famiglia dove venivano accolte. Nel momento in cui sono stata con loro, sono state accolte tre mamme che hanno portato avanti la gravidanza, altrimenti non avrebbero potuto. Due mamme hanno tenuto il loro bimbo e tra l'altro li vedo crescere ora, sono bellissimi, commuove, Michele e Davide. E un'altra mamma che era un po' più scapestrata, è stato un po' più difficile perché era una mamma che beveva, tutta una situazione, però alla fine siamo riuscite a tutte insieme, facendoci intorno, intondo a lei, mettendosi accanto anche nelle sue fragilità, a tenere questa bimba. Poi questa bimba è stata data in adozione, quindi noi non sappiamo. Non abbiamo, da quando ha partorito, naturalmente, non abbiamo saputo più niente. E questa era una parte, no? Anche una parte molto bella, perché ci facevamo vicine, prossime a queste mamme, andavamo, scherzavamo, e poi vedere un bimbo che nasce è sempre una notizia, no? Spettacolare, meravigliosa. E poi c'era un'altra parte, che era la parte di cui io mi sono fatta carico un po' di più, insieme a un team di professionisti. Dove accoglievamo le donne che avevano abortito, io non dico mai volontariamente, ma per aborto indotto, perché accogliendo queste donne, facendo un percorso con loro che intanto inizialmente era un percorso di counseling, direi, di accompagnamento umano. E poi dopo c'era anche, gli davamo l'opzione, se volevano, di fare un weekend con un sacerdote che ci seguiva, quindi per entrare un po' più nel perdono, nella resurrezione. Ma parlando con queste donne, io sono arrivata all'inizio, mi vergogno a dirlo, ma lo dico, con un giudizio, nel senso, per me una donna che abortiva era una donna che faceva una cosa che a me non mi sarebbe mai venuto in mente, che era una cosa molto grave, che è una cosa molto grave. E quindi mi sono accostata come quasi a dire: ah, meno male che ci sono io, che mo' ti aiuto, no? Hai fatto sta scemenza molto grave, però noi siamo buoni, la Chiesa è buona, Dio è buono, Maria Rachele è buona, perde la vita un po' per te. E sono entrata invece in un territorio intanto sacro, intanto sacro. Avendo un rapporto con queste donne, mi sono accorta quello, no? Che leggiamo anche, che ascoltiamo sulla Bibbia, che il Signore, no? Ci viene continuamente a dire a noi, no? Tu sei territorio sacro, e queste donne erano e sono territorio sacro a prescindere. E quindi ho forse imparato, anche guidata dai sacerdoti che mi aiutavano, a togliere i calzari di fronte a questo territorio sacro, averne cura. E poi io non ho mai
mai visto le lacrime che ho visto sgorgare dagli occhi di queste donne negli occhi di nessun'altra persona. Io ho visto mia madre piangere la morte di una figlia, quindi il dolore più simile, ma non erano le stesse lacrime. Certamente mia madre ha sofferto come un cane, certamente c'è un dolore che, no? Però non ho mai visto le stesse lacrime. E accompagnando queste donne, entrando in questo territorio così sacro, mi ricordo una donna a un certo punto mi fece una domanda. Non erano donne cristiane, non tutte, qualcuna sì. E nel percorso non tutte erano molto interessate o troppo interessate al bambino, ma venivano lì perché stavano soffrendo, no? Io sto soffrendo, io sto male. La famosa, penso che ne avrete sentito parlare, il post-traumatico, lo stress post-traumatico da stress d'aborto, di cui tutti negano, ma la ricerca e la scienza è piena di questo, la PASS, PASS si chiama. E loro venivano perché stavano soffrendo come tantissimo, chi dopo un mese, chi dopo 2 anni, chi dopo 10 anni, donne dopo 20 anni. E questa donna, che era un pochino la più, quella che stava resistendo di più a questo dolore, mi ha guardato un giorno negli occhi e mi ha detto: "Sai, Maria Rachele, se qualcuno mi avesse detto che forse avrei passato per questo dolore, forse avrei pensato a un'altra soluzione." E a me questa frase, che è semplice, mi ha annientato. Sono tornata a casa in silenzio e ci ho cominciato a rimuginare, no? E ho pensato: ma io dov'ero quando a queste donne, in un momento della loro vita molto particolare, io ho 2 figli, sono stata incinta 3 volte, vi assicuro che come rimani incinta, gli ormoni, ci sono gli ormoni che ti scombussolano e cominci a piangere, ridere, sei isterica, sei nevrotica, cioè c'è proprio un movimento vedo una mamma con un bimbo molto piccolo che mi potrà dar ragione. C'è proprio un movimento per cui le emozioni sono vissute al 100%. Io sono un po' pazza, però quando sono incinta sembro un po' più pazza di quello che sono. E veramente passi dal piangere a ridere in maniera molto, molto veloce. Ti cucino male l'uovo e piango disperata perché, oddio, non sono capace a fare l'uovo, figura di questo figlio, ora come lo cresco. Cioè una bomba ormonale che vivono anche le donne che si trovano di fronte a una gravidanza inaspettata e che hanno paura, perché un bambino, quando diventi mamma, quando sei mamma e non te l'aspetti e non lo vuoi, te prende in colpo. E ci sono delle difficoltà che sono reali. Che può essere la difficoltà, io ho incontrato donne che hanno abortito perché il figlio non era del marito, perché il figlio non era del fidanzato, perché il fidanzato gli ha detto ciao, tante care cose, perché c'era l'università, perché c'era lo studio, perché la mamma avrebbe pensato male, perché c'era una serie di paure e di fragilità reali, vere. E di fronte a queste paure, a queste donne gli è stato detto: non ti preoccupare, puoi tornare indietro. E queste donne, nella situazione in cui dicevo prima, cioè ormonalmente, cioè la donna nelle prime settimane, veramente, quindi con un'emotività ampliata, qualcuno gli ha detto: puoi tornare indietro, guarda, c'hai paura, paura, puoi tornare indietro. Ah, beh, se posso tornare indietro, torno indietro. E queste donne hanno creduto a questa bugia e hanno provato a tornare indietro e in realtà non hanno potuto tornare indietro. Perché il vero inganno e la vera fregatura dell'aborto è che ti dicono che tu puoi tornare indietro. E invece non puoi tornare indietro perché tu sei mamma e resti mamma. Puoi decidere solo una cosa, di essere mamma di un figlio vivo o morto. E nessuna mamma vuole essere mamma di un figlio morto. E la maggior parte di queste donne, se voi, ora ci sono tantissimi blog, ora con i social è anche più possibile rispetto a 10 anni fa, no? Leggere le testimonianze. La maggior parte delle donne che hanno abortito e che ora stanno soffrendo, dicono tutte: intanto che la bugia che viene raccontata oggi, abortito e sto buonissimo, tutte queste donne sono arrivate in ospedale con un turbamento dentro, perché la donna, la mamma, io lo so quando sono incinta che quello è mio figlio.
se non fosse niente, non devi fare niente, no? Già solo il fatto che deve essere fatta un'azione per interrompere la gravidanza dimostra che quella è una gravidanza, e siccome noi siamo umani, dimostra che dentro la mia pancia c'è un umano e che è mio figlio. E tutte queste donne raccontano del profondo vuoto che hanno vissuto una volta che l'aborto è stato fatto, cioè una volta che si sono svegliate. L'aborto, oggi c'è anche quello chimico, quello chirurgico ti addormentano, ti fanno una sedazione, non anestesia, però una sedazione generale per cui tu ti addormenti e poi ti svegli, dura veramente, dura poco. E poi ti svegli e tutte queste donne dicono, e poi mi sono svegliata e ho sentito il vuoto e non potevo più tornare indietro. Questi racconti di queste donne, che sono tantissimi, sono tutti diversi tra l'altro, no? perché veri, a me mi hanno spinto, ho pensato che non potesse essere possibile che alle donne non venisse raccontata un'altra possibilità, e cioè che una gravidanza inaspettata è difficile, una gravidanza inaspettata, un figlio che è arrivato nel momento che non ti sei calcolato, ti prende un colpo, che molto probabilmente devi cambiare alcuni progetti che ti sei fatta, che sicuramente il percorso ha dei momenti in salita, ma quello qualsiasi maternità, io penso che nessuna mamma sia così pazza da pensare che faccio un figlio e andrà tutto, no? Andrà tutto in discesa, però che essere mamma è bello, difficile, faticoso, e ci sono anche doloroso, però è bello ed è possibile avere l'altra possibilità. E nessuna donna ha detto a loro gli è stato detto questo, e io ho detto, io voglio poter essere, almeno dare conto dell'altra possibilità, cioè dire alle donne, guarda che non è vero che l'aborto è il diritto, non è vero che l'aborto risolve, non è vero che puoi tornare indietro, non torni indietro. Raccontare intanto quello che l'aborto è, perché oggi non viene raccontato quello che l'aborto è, nonostante nel 2022 esistano gli ecografi. Quando c'è stato tutto il dibattito sulla legge 194, io non ci avevo mai pensato, e quindi questo ve lo restituisco perché io sono ignorante proprio. E mia madre un giorno, ma è stato tipo 2 anni fa, mi ha detto, mamma, ma tu hai voluto subito sapere se eravamo maschi e femmine? Faccio, Rachele, guarda che io di Emanuele non ho fatto nessuna ecografia, di Dre ne ho fatta una, perché era appena arrivata e si pensava che potesse fare male al bambino. E io là mi si è accesa il lumicino e ho detto, 83, quindi nell'83, quando sono nata io, era appena arrivata l'ecografia, cioè l'aveva fatta lei una, due, non mi ricordo, quindi sicuramente nel dibattito prima qualcuna sarebbe potuto essere ingannato, no? Non è il medico diceva, è un grumo di cellule. Nel 2022, io le ecografie le ho viste, sono anche molto... Ragazzi, io ho visto, forse Francesco era 6 settimane, e si vedeva, non me l'hanno fatto ascoltare perché dicono che è pericoloso, no? Però si vedeva il cuore che pulsava, mi hanno fatto vedere le onde, ci sono uno schermino che dà le onde. E mi sono persa, che è la stanchezza della chemio, non lo faccio mai, di solito sono sempre lucidissima. E quindi ho deciso di dar conto di questo, ho deciso di metterci la faccia e ho cercato questa associazione, ho cominciato ad aiutare l'associazione, c'erano i social all'inizio, abbiamo cominciato a fare delle pic, non si chiamavano pic, delle locandine, le chiamavano ancora locandine, delle immagini, e poi mi hanno chiesto, nel 2013, questo è il segreto di Pulcinella, non lo dico mai, però qua lo dico, nel 2013 fecero una lista civica con Gigi De Palo, fece una lista civica di appoggio a un sindaco di Roma, dove venivano candidate proprio in principio di sussidiarietà, e quindi mi candidai anche, feci anche questa cosa. E poi nel 2013 io avevo 2 amici carissimi, che sono Jacopo Coghe e Filippo Savarese,
Jacopo Coghe era venuto in contatto con la Manif Fortus francese. In Italia stava arrivando il DDL Scalfarotto, che poi ci è stato riproposto in salsa al Zan, cioè la stessa cosa praticamente del DDL Zan. Nessuno diceva niente, nessuno faceva niente. La Manif Fortus francese era questa associazione meravigliosa, anzi questa associazione di associazioni in Francia, che avevano fatto queste manifestazioni di piazze grandiose, sempre con le leggi contro l'omofobia e contro la tubilà, quindi il matrimonio egualitario. Jacopo, quando ha fondato la Manif, io ricordo sempre che stavo a casa con suo figlio, tra l'altro ho cercato di ammazzarlo, ho rischiato di ammazzarlo, a fare la babysitter. Gli ho dato una mela, non era capace a mangiarla e si è strozzato, però vabbè, è vivo, quindi insomma, quando vedete Benedetto sappiate che è pure sfuggito al mio tentato omicidio. E abbiamo iniziato a fare questo, abbiamo portato la Manif in Italia, poi abbiamo fatto delle manifestazioni, abbiamo visto che la gente aveva voglia di scendere in piazza, che era qualcosa che non veniva, non era in Italia, un po' noi abbiamo, un po' l'italiano è divano dipendente, perché ho visto i sacerdoti, stavo per dire un'altra cosa e mi sono rimangiata. Siamo un po' divani dipendenti, no? Quindi va bene, ora con i social ci aiuta anche di più, perché stai sui social, batti becchi e stai sul divano, sul letto e vedi anche con il telefilm che ti interessa, riesci anche a seguirlo. E quindi abbiamo fatto, però abbiamo visto che ci sono alcuni temi, c'erano alcuni temi che ci interrogavano e che hanno cominciato a portare la gente in piazza, perché noi abbiamo fatto le prime manifestazioni, abbiamo fatto una manifestazione al Campidoglio di cui io non so com'è andata, perché io nel frattempo ora arrivo a farmi la GMG. E quindi non so, però andò molto bene. Poi il 5 agosto c'era stata un'altra manifestazione a Piazza delle Cinque Lune. Abbiamo fatto delle manifestazioni al Pantheon. Abbiamo cominciato a fare i convegni, a raccontare il perché queste leggi non andavano bene, secondo noi. E poi ci siamo ritrovati con Massimo Gandolfini. Abbiamo fatto il Family Day San Giovanni, Family Day contro il gender, e Circo Massimo. Family Day sulle unioni civili, che a me ha regalato un marito. Quindi quando qualcuno ti dice che non avete quel Family Day, non ha tenuto nessun frutto, due figli, figli miei, sono frutti di quel Family Day, che mio marito arrivò con uno striscione con scritto Ruyu sposami, che mi chiamo Ruyu facendo il simpatico, e io per vendetta l'ho sposato davvero. E quindi. E poi tutta la storia, no? Quindi anche la storia che ci ha fatto incontrare con Padre Andrés di più, fino a questa necessità di fare una manifestazione a maggio, che fosse una festa. Noi da sempre, da subito, questo nuovo comitato ci siamo impegnati e ci siamo interrogati, ci siamo incontrati perché potesse essere una festa. Perché era necessario e importante che fosse una festa? Perché così la gente smette di dire che la Ruyu è cattiva? No, lo dicono lo stesso. Mo non lo dicono perché sono pelata, ma vedete che appena mi ricrescono i capelli, la Ruyu ridiventa cattiva di corsa. Perché dobbiamo imbrogliare la gente e quindi chiamiamo la gente in piazza a dirgli guarda, festeggiamo e poi siamo quelli cattivi contro l'aborto, contro il gender, contro tutto quello, no, di cui abbiamo parlato? No. Perché a noi ci muove il desiderio del bene dell'uomo. Parlavo ieri con un amico, dice perché questo, no? Antropologicamente l'Occidente sta tracollando. Perché è stato rifiutato, si sta rifiutando l'uomo all'uomo. Posso permettermi di dire in questo contesto, il negare il cristianesimo, anzi il nasconderlo, il cacciarlo, addirittura, sei stato già franco, quindi sicuramente ne avete parlato in maniera. Cosa ha tolto all'uomo di oggi? Sapere che cos'è l'uomo. Il gender cosa fa? Toglie dignità all'uomo e toglie che cos'è l'uomo. A noi cosa ci muove? A me questo. Diciamo che tutto. Ora farò un ragionamento tutto astruso, ma io una cosa vorrei passarvi oggi. Il desiderio
Cioè, perché voi fate formazione qui e fate la messa e perché ci sono i sacerdoti pazzi con la gonna che saltano? Ma io sempre dicevo, ma questa energia del zompettare come grilli tutta la marcia, che non ce la facevo io anche quando... Dove la prendevano? L'ho capito ora, guardando questa gente, dove la prendete, da voi giovani. Perché cos'è? Perché noi abbiamo passione, il cristiano ha una definizione che a me piace tantissimo di Gigi Amicone. Uncellino, giornalista, tra l'altro salito al cielo l'anno scorso improvvisamente, perché abbiamo passione per il destino ultimo dell'altro. Cioè, avere passione del destino ultimo dell'altro. Maria Rachele, ma te che ti muove? In fondo interrogati, no? Questo è un combattimento che poi io ho, che mi faccio. Maria Rachele, ma te che ti muove? Perché ci metti la faccia? Perché devi dire all'altro che è un cretino e che non ha capito niente della vita e che il gender non esiste e che l'aborto è un omicidio e che tutto quello no, che ci diciamo? O perché tu hai questa passione, cioè questo desiderio, hai quest'amore di cui ti nutri e hai desiderio di restituire quest'amore e vuoi che l'altro sia felice? Oggi, nell'eternità, ma l'eternità inizia oggi, no? Vuoi l'altro che sia felice oggi? Cioè io a una donna gli dico che non è giusto, non è buono, non è sbagliato, non so, quello che abortire perché è un peccato e a me dà fastidio che tu sia un peccato, perché mi sento superiore a te e io so che quello ci riconosco che è un bambino, che è una creatura di Dio, mamma, cioè, ammazza Rachele quanto sei figa. O perché tu guardi quella donna e dici, ma io voglio che tu sei felice. E l'aborto non ti fa felice. Dico una cosa, un'eresia, ora non mi tirate le bottigliette. Io ogni volta che mi sono trovata di fronte alle donne che hanno abortito, ho sempre pensato che quei bambini, a cui è stato negato la possibilità di portare un contributo irrinunciabile per me, al nostro mondo, alla mia vita, alla tua vita, alla vita della mamma, alla vita di tutti, quei bambini stanno nel cielo e nell'eternità. Io questo lo penso. Non lo dico perché sono gli atavi, stanno sfornando santi, no? Non è carino. Però io sono convinta di questo. Ma le mamme, io voglio aver cura anche della mamma. Il gender no. Perché il gender no? Perché la teoria, no? La teoria gender no. Perché è una cavolata, una bugia scientifica, tutte quelle cose vere che io vado in giro a dire, ci faccio i convegni e ci vado in giro da 10 anni, quindi non sto sminuendo le motivazioni. Ma perché io vorrei, perché io voglio che i ragazzini di 12 anni, di 13 anni, 14, 15, non possano scegliere senza maschio e femmina? Perché ideologicamente mi dai fastidio, perché ideologicamente ti devo imporre la verità, che io so che è la verità. O perché io voglio amarti profondamente e so che quello ti fa male? Questa è la domanda che io mi pongo tutti i giorni, perché non sempre rispongo con la risposta giusta, lo ammetto. Tante volte io, anche quando faccio i dibattiti, succede che mi prende Agazzim, ah, t'ho fregato, no? Che dalla risposta, magari è successo che io sono andata nei licei a fare... come si chiamano le assemblee di istituto che chiamavano il responsabile LGBT, di Arcigay, responsabile del Circo Mario Meli, poi arrivavo io, dibattito, frecciatina, ah, ogni volta che azzeccavo, cioè, ho vinto, no? Questo accade, cioè nel senso, mi è successo, lo faccio, anche su Facebook mi diverto, no? Però questo rischia alle volte di diventare poi il motore. Ah, questo può essere un momento di goduria così personale, che serve anche, no? Avere questo comunicativamente, raccontare comunicativamente, avere cura della comunicazione, avere cura di dire anche la verità, ma avere cura di essere formati è fondamentale. Perché è importantissimo che Gianfranco, che Francesco, che Costanza, che vengono qua, no? Francesco Agnoli l'avete chiamato, Gianfranco l'avete chiamato, no? Gente a cui io ho letto i libri, leggo gli articoli, mi informo, chiamo quando sono in difficoltà. È importantissimo studiare, perché è importantissimo dare conto anche in maniera razionale, ragionevole, scientifico, no? Senza dare conto a chiunque, cioè dare la possibilità a tutti di sapere che l'aborto è
uccide una creatura a prescindere se ha incontrato Gesù Cristo o meno, no? Quindi non ti posso dire no, non abortire perché Gesù Cristo ha tutto il mondo, perché la gente dice ma io Gesù Cristo non l'ho incontrato e io non ti posso giudicare, ti posso sperare che magari lo incontri attraverso me o attraverso qualcun altro, però questo no, lo devo rispettare. Allora è importantissimo studiare, è importantissimo fare la formazione, è importantissimo usare sempre argomentazioni aconfessionali. Io mi sto permettendo qui di uscire dall'a confessionale, perché mi sembrerebbe veramente stupido non riconoscerci, no? Secondo uno schema che riconosciamo, secondo un amore che esplode, nasconderlo in questo contesto mi sembra sciocco, però è importantissimo secondo me mantenere anche comunicativamente un livello aconfessionale da poter presentare per poter convincere gli altri. Però il motore che ci muove, che mi muove, e il combattimento che io faccio da attivista, da persona che ci mette la faccia, è questo che vi dicevo, cioè ricordarmi sempre profondamente cosa mi muove, perché vogliamo scendere in piazza. Vogliamo scendere in piazza per dimostrare agli altri che sono tutti stupidi, o vogliamo scendere in piazza per dimostrare che scegliere la vita è una gran figata e quindi siamo felici? Ho detto una parola che forse non devo dire, è molto bello, e quindi siamo felici, e quindi è conveniente, che è conveniente, oh, scegliere la vita è conveniente. È faticoso, è doloroso, è in salita, non è sempre, però è conveniente. Perché conviene? Perché siamo felici noi. Il cristiano è felice. Io questo lo dico. Se il cristiano, se soffre, ok, se è triste, fa qualcosa che non va. Allora, lo scegliere, di scegliere la vita, di scegliamo la vita, di fare una festa, di testimoniare festosamente che scegliere la vita è conveniente, è stata una strategia sicuramente comunicativa, una strategia sicuramente tra l'altro centrata, sicuramente poter mettere insieme tantissimi mondi che forse non si erano messi insieme. Abbiamo avuto delle adesioni di associazioni, portano magari neanche ora, no? Però che hanno scelto di scegliere di scendere proprio perché abbiamo organizzato una festa. Però la festa è stata organizzata perché noi vogliamo portare la festa. Se, siccome io ripeto, ho giustificato, ho letto pure Padre Andrés, cioè che è mia da una settimana, quindi veramente io faccio, ogni tanto mi perdo, interrompetemi e chiedetemi veramente. Mio marito tanto è lontano e senza microfono non può dire che sono sempre così, quindi. Però questo, allora, il perché scendere in piazza? Che alla fine era, no, il stringi, no, il punto perché siamo qui. Perché abbiamo desiderio di dar conto, di raccontare all'uomo che si può essere felici. Qua. Perché abbiamo desiderio del destino dell'uomo, che è di essere felici qua, ma anche là. Mi permetto, no, il destino ultimo, no? E quindi indicare proprio il cielo. E questo è difficile. E io vedo le vostre facce giovanissime e immagino, no? Dice sì, vabbè, poi tanto io vengo a scuola. E cioè, è difficile metterci sempre la faccia. E è difficile andare contro il politicamente corretto, contro la cultura woke, contro tutto il cancel, tutto quello, no, di cui sappiamo. Vale la pena? È difficile, sarebbe giusto. Vale la pena? Io penso di sì. Penso di sì che vale la pena per me, Maria Rachele, perché la mia vita c'ha pure un po' più di senso, no? Se provi a dare il senso all'altro, se dai ragione della tua fede, anche senza, ripeto, fare il kerigma o annunciare il Vangelo o fare l'omelia nei convegni, anzi, io evito sempre, magari di no. Vale la pena perché vedo i miei figli e secondo me vale la pena restituire a miei figli un mondo migliore. Sì, è quello che dico sempre, vale la pena restituire ai miei figli il cielo. E il cielo io lo restituisco già oggi
sulla terra cercando di raccontargli a cosa è chiamato l'uomo, cioè che prodigio, che vi dico figata. Tony Brandi mi sgrida sempre quando dico figata. Che figata pazzesca è l'uomo. Cioè, la cosa che a me lascia, mi interroga, ma che mi dà il motore, no? È che tutto questo, l'aborto, il gender, l'utero in affitto, cioè il comprare il ragazzino, io lo dico sempre, come ci possiamo stupire che si possa vendere un bambino se tu il bambino lo puoi uccidere? E tutti, mo, capito, le femminili, oddio, l'utero in affitto. Terribile, eh? Io lo combatto sempre e sono una delle più, mi sono fatta, cioè, tanti nemici per questo. Però tra vendere un bambino e ucciderlo, no? Poi tolto che nella pratica dell'utero in affitto ne uccidi anche tantissimi perché durante la PMA fai le varie selezioni. Ma tutto questo cosa dice all'uomo? Che non vale niente? Che non c'è niente per cui lottare? Perché se tutto è un diritto vuol dire che non c'è niente, cioè tutte, io voglio questo, lo prendo, se non devo lottare per ottenere quello che voglio, vuol dire che non ho la forza di lottare, vuol dire che non sono, che non ho un telos, un sogno, un sogno. Che siamo tutti omincoli che dobbiamo campare in questa vita, soddisfare le nostre, i nostri desideri, le nostre. Le cose devi mangiare, devi godere, veloce, eh? Anche in maniera veloce, tra l'altro, senza attaccarti troppo all'altro, e che devi accontentarti di quello che c'hai, rubarti, anzi, no, accontentarti, no? Cioè, tipo il cane sotto la mensa, sotto il tavolo, no? Ci devi accontentare, cioè, vuoi quello? Ti dà fastidio, cioè, sei in difficoltà, hai giustamente. Sei un adolescente e ti stai interrogando su chi sei te? No, non la fare questa fatica. E non ti trovi nel tuo corpo, dai, passa dall'altra parte, no? Fregatene, poi dopo puoi ritornare indietro, puoi fare, ma non fare la fatica di scoprire chi sei, ma perché? Vali qualcosa? Non fare la fatica di custodire tuo figlio, ma perché vali qualcosa? Te e tuo figlio, la tua maternità vale qualcosa? Non lo fare la fatica, no? E vai, vola in basso. Cioè, magna, magna per terra, saziati, magna, dormi, vai in bagno, mi sono trattenuta, e saziati. E invece noi sappiamo, perché voi se state qui lo sapete, l'avete intuito, lo sapete, non so se avete fatto già un incontro pazzesco, perché l'incontro con Gesù Cristo o è pazzesco, cioè o è risurrezione. E se forse non l'avete fatto così già pazzesco, lo farete perché state qua, state aspettando, vi state mettendo a disposizione e il Signore non farà mancare questo. E noi lo sappiamo che noi siamo un prodigio, ma non è che sono un prodigio perché siamo tutti un prodigio. Perché... No, Maria Rachele, sei un prodigio. Il Signore ha fatto tutta una storia con te perché ti voleva a te, ti ama così. Oggi ai miei figli stamattina. So che mi ha detto il cervello poco, però stamattina prima di portarli in ludoteca, perché li portiamo in ludoteca perché faccio fatica ancora a starci tutto il giorno e Stefano lavora, e, li ho chiamati e ho fatto: Michele, Francesco, venite qua. Siete stati un po' monelli questa settimana? E io anche un po' bravo, ma tutti che si nascondevano sotto il divano, no? Fatto, secondo me è un po' i monelli, io l'ho fatta un po' la monella, io l'altro giorno mi sono arrabbiata con papà e potevo anche non arrabbiarmi. Ho fatto, oggi però è un giorno speciale, oggi è il giorno di San Francesco. Allora, se siete stati monelli e se vi dispiace, andate da papà che c'ha una cosa per voi. E Stefano gli ha dato due caramelle. Successo. Mamma, cos'è questo gioco? Di solito se fate bravi per le prossime 10 ore, mamma poi vi dà forse uno zuccherino, no? Perché volevamo passargli questo, no? Che sono un prodigio e a bambini piano piano glielo passi così, no? È una maniera scema, per questo ritorno a quello che dicevo prima, che mi commuoveva oggi venire qua a parlare con voi giovani, che io veramente penso che siete un prodigio, ma no! Siete un prodigio, tutti quelli che vengo, padre, Andrea. No, no, io non so come. Quindi chiami?
Beniamino, sei un prodigio. E che tu ci credi o non ci credi, guarda, non fa niente, però lo crede Dio. Che qualcosa ogni tanto la zecca. E proveranno a strapparti questo fatto che tu sei un prodigio, tanto. Te lo potranno strappare. Io dico sempre che tra l'altro poi ho scoperto che lo dice anche Costanza, ora devo scoprire se gliel'ho rubato, come è probabile che sia, magari ve l'ha già detto. I ragazzi chiedono le stelle, perché i ragazzi hanno hanno dentro il desiderio di infinito, cioè noi nasciamo che lo sappiamo qual è, che c'è l'infinito, e soprattutto nell'adolescenza, per una serie di motivi anche fisiologici, perché c'è il cervello limbico che per voi che è la parte del cervello che vive le emozioni, allora funziona particolarmente durante l'adolescenza, no? Quindi c'è tutta questa passione, tutta la cosa. Se tifi Roma, vai allo stadio e ti strappi i capelli, guardate il casino che succede poi. Se vai, no? Se qualsiasi cosa si fa giustamente, che bello, no? C'è la passione di farlo fino alla fine. E mi danno fastidio i limiti, mi danno fastidio i confini, li devo riconoscere, no? E c'è tutta questa velocità, questa cosa. Allora, voi guardate lì le stelle, indicate le stelle, andate agli adulti e dite: oh, guardate che cielo! E in questo momento l'adulto riesce a indicarti le stalle, forse. Voi gli chiedete conto dell'amore, del per sempre. Oh, ma esiste il per sempre? No, l'altro giorno una bravissima, era giornalista simpaticissima, dopo che ha letto che Totti e Ilari si erano separati, io sono entrata in lutto, lei ha scritto che finalmente questa separazione sapeva di normalità, che bello che si erano separati, finalmente erano liberi di separarsi. In che senso? E vi tolgono il per sempre. Non vale la pena, cosa dice il gender? Cos'è stringendo, no? Tu non sai chi sei te, non puoi sapere chi è l'altro, non puoi entrare in relazione e non vale la pena fare nessuna fatica per entrare in relazione con l'altro, perché è inutile, perché è faticoso, che l'altro ti ammazza, l'altro è l'inferno, diceva qualcuno. Stattene a casa tua, da solo, magna, dormi, fa tutto quello che devi fare, prenditi le briciole. Mi viene da dire, non c'entra niente, così dico questa cosa perché mi è venuta in mente, non so se il grande danno anche questo che aiutano i social. Io ho una pagina Facebook, scrivo, Instagram, prima di arrivare ho fatto la cretina con una storia, ho taggato il profilo Instagram di Voce del Verbo che mi ha ritaggato, grazie, che mi ha rilanciato, e quindi sono una persona che li usa i social e penso che bisogna che debbano essere usati, no? Però è impressionante come questi strumenti, questi device, il cellulare, partendo da WhatsApp, finendo a Facebook, sono fatti per farti perdere. Io ho imparato a perdermi nei reel di Instagram mentre allattavo, la notte, alle 3 di notte, non sai che fa, ragazzino, allatti, cominci, una droga, 40 minuti, il bambino si è addormentato, ha fatto routine, è morto, e tu stai lì a guardare le scemenze, il cane che si butta dalla piscina, le cose più, i vestiti da sposa, poi ognuno ha le proprie, no, che sono proprio fatti apposta a quello. E la cosa più grave che io riscontro è il... che quando stai male, quando sei in un momento di sofferenza, di frustrazione, qualunque esso sia il motivo, il social ti permette di non soffrire. Dicono. Tu fingi di non soffrire. E questo fa parte di quello che dicevo prima, no? Cos'è che ti muove ad andare in piazza, a metterci la faccia, ad andare nell'ascensore, a metterci la faccia? Ad andare in casa, nella famiglia, perché certe volte basta la sorella, autobiografia, a metterci la faccia, perché c'hai desiderio che l'altro alzi gli occhi dall'ombelico, guarda il cielo e si riconosca che questa vita è bella, spettacolare, lo ridico, è una figata, che noi siamo un prodigio. E non possiamo tenercelo stretto.
È necessario andare in piazza certe volte a prendersi gli insulti? Sì. È pure divertente certe volte prendersi gli insulti, questo lo dico, questo perché sono un po' così, però. È necessario studiare per dare conto ragionevolmente, ripeto, no? Perché questo in maniera aconfessionale? Sì. È necessario avere delle strategie comunicative? Sì. È necessario usare gli strumenti che ti vengono dati, i social? Sì, è necessario usare tutto, ma è necessario ricordarci perché lo facciamo. E ricordarcelo a vicenda, perché io mi auguro, no? Padre Andrés dice, quando Maria Rachele gli parte la capoccia e dice qualcosa, dice, rischia, dice, Maria Rachele, ricordati che non sei nessuno, che sei un prodigio, me lo devi dire però. Però, che non sei superiore all'altro, questo intendevo. E questo secondo me è il motivo per cui è importante scendere in piazza, perché la gente ci guarda. Io non so voi, io penso che questa sia un'esperienza che tutti voi l'abbiate vissuto, che magari in un gruppo scuola, quello che è, siete stati un po' presi in giro, ma guarda questi, ma che vai, ma dov'è Vitorchiano, ma guarda quelli con i gonni, gli uomini con le gonne, stiamo a raccontare, questi stanno che stiamo avanti noi da... guarda! Scemo, la castità, il fidanzato, ah cretina, non vai, ah la canna, eh? Poi quando c'è un ragazzo, una ragazza che sta male nel gruppo, te gira intorno. Magari non ti chiede, ti dice anche, non voglio sapere niente di Dio, però ti gira intorno. E questa è la testimonianza nel... Io mi ricordo una mia amica che mi chiamò, quando è morta la mamma, e mi ha detto, io non voglio che tu mi parli di Dio, però dormi con me. E guarda, ora parlo a Dio di te, non ti preoccupare, famo così, famo al contrario, no? Però perché c'è, perché se questa verità, se noi siamo un pallido, 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 pallidissimo, flebile, pallido, riflesso, possiamo essere dell'amore di Dio. Ma siccome l'amore di Dio, questo pallido riflesso dell'amore di Dio, magari aiuta l'altro. E questo succede nell'ascensore, succede a casa, succede nella famiglia, succede nella classe, nelle sofferenze, però succede anche nella piazza pubblica. Fatto con, ripeto, cercando di fare questo combattimento che dobbiamo fare, vogliamo, spero, fare anche noi, che esca questa passione per il destino ultimo, cioè che esca l'amore. Indicare, io penso che, questo mi permetto di dire questa cosa, io penso anche che il mondo pro-life, pro-femmine in Italia, ma anche nel resto del mondo, forse guardando, soprattutto quando legato ai cristiani, forse abbiamo troppo indicato l'inferno. Attento che lì va l'inferno, no? E invece forse oggi dobbiamo dare conto della speranza. Oh, che figo, vieni in paradiso con me, no? Che è molto più attrattivo anche, no? Comunicativamente parlando. Allora, no, usare questa strategia. Però crediamoci davvero. E quindi forse andare in piazza per questo. E andarci in questa maniera... E a me dicono tutti che a noi ci trattano, a me Filippo e Jacopo, come i giovani pro-life, abbiamo 40 anni, non siamo giovani, i giovani siete voi, e noi certamente, ora i vecchi li facciamo fuori, stiamo a far fuori, stiamo cercando di farci spazio, e con anche un modo di comunicazione, tutto quello, però il nostro tempo sta finendo, ora arriva il vostro, insieme, andiamo insieme, non è che, però ci abbiamo bisogno di qualcuno che dietro ci dia energia, ci dia quella passione che voi avete delle stelle, del cielo, che noi abbiamo, ma che noi certe volte perdiamo e che noi lo ritroviamo, ci dobbiamo aiutare insieme e sono convinta che i miei coetanei, i vostri coetanei, tutte le generazioni, anche gli anziani, cioè questa generazione sta aspettando una testimonianza che indichi il paradiso. E ci sono momenti in cui si indica indicando Gesù Cristo, che serve,
spina dorsale che non si può, non te puoi perdere. Ci sono momenti pubblici in cui si può essere aconfessionale, come ho detto a Filippo Saprese 10 anni fa, lui andava a fare un dibattito con, eravamo forse da 2 anni, la Manif c'aveva 2 anni, quindi eravamo ragazzini, sapevamo manco che stavamo facendo, tutto veniva senza che noi, e lui andò a fare un dibattito con un super capoccione, ma non ricordo ora chi, e io gli mandai un messaggio e gli dissi: Filì, oh, la Manif è confessionale, ma Dio no, prega forte, perché qua stavamo terrorizzati tutti. E l'ultima cosa che vi lascio è che mi permetto di dire, proprio perché siamo in questo contesto, non mi permetterei mai in nessun altro contesto, è che la battaglia anche aconfessionale a favore della vita e della famiglia non è una battaglia che lascia indifferente i signori del piano di sotto. Allora, noi abbiamo detto, lo sappiamo, lo richiarisco, noi non facciamo battaglia contro le persone, no? Ma contro le ideologie. Sappiamo contro gli spiriti, questo è evidente, ce lo possiamo dire tra di noi. Schierarsi pubblicamente per la vita e schierarsi pubblicamente per la famiglia non lascia indifferente gli spiriti che vengono a rompere le scatole in maniera molto, molto serrata. Questo perché, come certezza che vi posso dare, per mantenere quello spirito di avere passione del destino ultimo degli altri, io non sono una santa, per niente, io sono una bestia, ve lo dico, cioè, sono pelata, faccio vena, però sono una bestia, sono un carro armato. E avrei potuto, cioè il mio carattere fortissimo, qualcuno, non mi ricordo quando, mi ha detto: ah, perché tu il tumore ci sta passando con forza, avrei potuto asfaltare, schiacciasassi. No, la docilità con cui stiamo attraversando questa è grazie a tutte le preghiere che state facendo, perché io so, qualcuno di voi so, perché li riconosco di faccia, che sta pregando per me, quindi io e la mia famiglia vi ringraziamo, non c'entra niente, ma io devo ringraziare perché vi siamo grati, gratissimi, che ci tenete con gli occhi incollati al cielo ed è una figata, ed è bellissimo. Però questa cosa che, se vogliamo metterci la faccia pubblicamente, sappiate che questo non sarà, non dico a costo zero, ma non sarà a battaglia zero, spirituale. Questo lo dico perché io ho visto persone che ci hanno messo le facce e che hanno dato, speso la vita per la vita, amiche mie, che hanno speso la vita per la vita, che a un certo punto si sono dimenticate che quello che stavano facendo era tutta grazia e tutta opera di Dio, e si sono perse. Con grande sofferenza, non credono più, non fanno, cioè tutta una serie di cose, no? E è un terrore che io ho. Io ho guardato Stefano quando ci siamo sposati, io ho fatto: Stefano, ti prego, ricordiamocelo sempre che se scegliamo la vita, io sono carina, sono pelata, sono truccata, sono bellissima, dico delle cose intelligentissime dal palco, non è merito mio. Questo perché è una, è un, cioè, non posso dirvi: oh ragazzi, andiamo tutti, però ricordatevi, aconfessionali pubblicamente, ma confessionali, 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 confessionali privatamente o nei contesti giusti. Non si può avere gli occhi incollati al cielo anche per portare il cielo, perché sennò la festa, noi volevamo fare la festa più bella del mondo, no? Però se non abbiamo dato un po' di cielo, inutile tutto quello che facciamo. Potrei parlare altre 98 ore, perché le donne hanno un cervello femminile, cioè un'area sinaptica adibita al linguaggio e soprattutto a lunghissima. Mio marito mi guarda, quindi mi taccio.